Massimo, l'importanza di incontri come questi? Sono importanti perché sono giornate in cui si condivide calcio con gli allenatori, con i ragazzi, con le famiglie, e quindi per me è un onore essere qui e essere stato invitato dal presidente Gianfranco Branchi, dalla società Pieve al Topo, e in questo ciclo di incontri che è partito oggi e che poi vedrà altri momenti da condividere basati sull'apprendimento dei principi del gioco del calcio, soprattutto di tattica individuale, e le modalità sia legate alla comunicazione, sia legata al trasferimento di conoscenze inerenti alle capacità coordinative e tecniche per varie fasce di età. E a ogni incontro lavoreremo su una coppia di principi e cercheremo di strutturare delle attività nelle quali nella prima fase gli allenatori, senza i giocatori, proveranno, come hanno fatto oggi, a effettuare loro stessi delle cose, quindi il fare. In una fase successiva, poi, con l'arrivo dei ragazzi, ogni volta di fasce di età differenti, da prima loro osserveranno, quindi saper vedere, e poi cercheranno di interagire con me all'interno dell'allenamento per cercare di correggere o di sollecitare o di integrare l'attività dei ragazzi e quindi saper far fare. Oggi abbiamo fatto tutto questo, abbiamo concluso poi con l'aspetto ludico, con un gioco, e credo che questi momenti siano momenti importanti per la società, perché gli allenatori di questa società interagiscono e magari ho la speranza di credere che possano vedere che hanno già in casa tutto quello che serve per poter intraprendere un buon training formativo e educativo. La cosa importante è che ha iniziato, no? Questo primo appuntamento qui presso la polisportiva Pieve al Topo, dove c'erano una trentina di allenatori, questi ti seguivano, dai. Abbiamo avuto modo di fare anche delle riprese, di intervistare il presidente Gianluca Bianchi, e questi erano davvero come degli alunni a scuola, al loro primo giorno di scuola. Sì, gli allenatori hanno dimostrato una grandissima serietà, quindi all'inizio io ho chiesto se potevamo giocare, quindi se potevo trattarli come se fossero dei bambini e dei miei giocatori, e loro sono stati al gioco, ma il gioco è un gioco serio, quindi l'hanno fatto seriamente, e questa cosa poi è stata percepita anche dai ragazzi, dai loro giocatori anche, e credo che questo principio di verità sia fondamentale. Fare bene una cosa che deve essere un gioco, ma deve essere fatta in maniera seria, perché comunque questi allenatori hanno la responsabilità di ragazzi giovani e la fiducia di tutte le famiglie che mettono i loro figli, la cosa più importante per loro, nelle loro mani. Si sono buttate le basi, adesso quali sono le aspettative e soprattutto gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di concatenare e co-costruire assieme a loro dei moduli che diano la possibilità a loro di essere autonomi e di trovare la propria strada. Quindi il mio obiettivo non è qua, non è quello di venire a trasferire delle codifiche o delle regole fisse, è quello di entrare in empatia con loro e, come dice il detto, no? Cioè, se una persona ha fame non bisogna dare dei pesci, ma bisogna cercare di insegnare a pescare. Quindi l'essere autonomi significa cogliere i principi, ecco perché prima ho parlato di principi, e poi saperli coniugare e declinare negli aspetti coordinativi, tecnici o tattici, a seconda delle situazioni. Grazie e buon lavoro. Grazie.